Un cordiale saluto a tutti voi, membri e amici del gruppo di ricerca in neurobioetica dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum dell'Università Europea di Roma, coordinato dalla Cattedra UNESCO in Bioetica e Diritti Umani e dall'Istituto in Scienza e Fede. In questo 12 aprile 2020 vorrei, come coordinatore e direttore di questo gruppo di ricerca, salutare tutti voi, augurarvi una buona Pasqua, una Pasqua serena. A voi, alle vostre famiglie e ai vostri cari, che sia un tempo di vacanze, ma un tempo soprattutto per riflettere, soprattutto per continuare questa riflessione, per amare la persona umana e soprattutto, come dice il logo del nostro gruppo di ricerca, noi cerchiamo quelle neuroscienze che amino la persona umana nella sua le sue multiple dimensioni e soprattutto quelle neuroscienze che abbiano una prospettiva non soltanto personalista, ma anche a 360 gradi per il bene non solo della persona, ma di tutte le persone. In questo augurio di Pasqua vorrei condividervi due testi che sono nella mia mente in questi giorni e che vi avevo condiviso tramite la newsletter dell'ultimo mese. Il primo testo è di uno storico contemporaneo, Yuval Noam Harari. In una recente intervista proprio sulla crisi della pandemia globale che stiamo vivendo, che tocca tutti noi, diceva: "Non vediamo un'epidemia globale di questa portata da almeno 100 anni. Ci troviamo certamente nella miglior condizione di sempre nella storia per poter affrontare un tale sconvolgimento, grazie alla medicina moderna. Penso, diceva, che la cosa peggiore sia la disunione che vediamo nel mondo, la mancanza di cooperazione, di coordinamento tra i diversi paesi e la mancanza di fiducia sia tra gli stati, sia tra le popolazioni e i governi. L'umanità ha bisogno di serrare i ranghi, di unirsi contro i virus. Non si può prevenire le epidemie attraverso l'isolamento, puoi prevenirle solo con l'informazione", diceva lo storico. L'altro grosso problema, più a lungo termine, riguarda la sorveglianza. Uno dei pericoli dell'attuale epidemia è che giustificherà misure estreme, secondo lui, di controllo, in particolare il riconoscimento biometrico, che sarà giustificato come mezzo per far fronte all'emergenza, ma anche dopo di essa questa idea rimarrà. L'altro testo che mi faceva riflettere in questi giorni è di Papa Francesco. Qualche settimana fa diceva: "Da settimane sembra che sia scesa la sera". Descrive effettivamente quello che stiamo vivendo in maniera paradossale tutti noi. Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade e città. Si sono impadroniti delle nostre vite, riempiendo tutto di un silenzio assordante e di un vuoto desolante che paralizza ogni cosa al suo passaggio. Si sente nell'aria, si avverte nei gesti, lo dicono gli sguardi. Ci siamo trovati impauriti e smarriti. La tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle false e superflue sicurezze con cui abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le nostre abitudini e priorità. Ci dimostra come abbiamo lasciato addormentato e abbandonato ciò che alimenta, sostiene e dà forza alla nostra vita e alla nostra comunità. E la tempesta pone allo scoperto tutti i propositi di imballare e dimenticare ciò che ha nutrito l'anima dei nostri popoli. Tutti quei tentativi di anestetizzare con abitudini apparentemente salvatrici, incapaci di fare appello alle nostre radici e di evocare la memoria dei nostri anziani, privandoci così dell'immunità necessaria per far fronte all'avversità. Con la tempesta è caduto il trucco di quegli stereotipi con cui mascheravamo i nostri ego, sempre preoccupati della propria immagine, ed è rimasta scoperta ancora una volta quella benedetta apparenza comune alla quale non possiamo sottrarci, l'appartenenza come fratelli. Ci chiami, si rivolgeva a Dio, ci chiami a cogliere questo tempo di prova come un tempo di scelta. Non è il tempo del tuo giudizio, Signore,
ma del nostro giudizio, il tempo di scegliere che cosa conta e che cosa passa, di separare ciò che è necessario da ciò che non lo è. È il tempo di reimpostare la rotta della vita verso te, Signore, e verso gli altri. E possiamo guardare a tanti compagni di viaggio esemplari che nella paura hanno reagito donando la propria vita. È la forza operante dello spirito riversata e plasmata in coraggiosa e generosa dedizione. È la vita dello spirito capace di riscattare, di valorizzare, di mostrare con le nostre vite che le nostre vite sono tessute e sostenute da comuni persone, solitamente dimenticate, che non compaiono nei titoli dei giornali e delle riviste né nelle grandi passerelle dell'ultimo show. Ma senza dubbio stanno scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi della nostra storia. Medici, infermiere, infermieri, addetti dei supermercati, delle farmacie, addetti alle pulizie, badanti, trasportatori, forze dell'ordine, volontari, sacerdoti, religiose e tante, ma tanti altri che hanno compreso che nessuno si salva da solo. Ecco, questi due testi stanno alimentando, insieme alla coordinazione del gruppo di ricerca di neurobioetica, delle riflessioni per poter condividere con tutti voi, con coloro che vorranno unirsi tramite la piattaforma Zoom il 23 aprile per un evento. Un evento dal titolo L'epidemia al tempo dell'intelligenza artificiale. Una nuova antropologia per un mondo più sicuro? Una domanda come sottotitolo. Per un incontro, vedete, in due blocchi, uno mattutino dalle 10.30 alle 12.30, uno pomeridiano dalle 16 alle 18, con importanti esponenti della cultura italiana e non solo. Per una sessione tecnico-scientifica, una medico-clinica, una socio-filosofica, una sessione giuridica e una, in conclusione, psichiatrica. Si alterneranno esperti di carattere nazionale e internazionale per riflettere su che cosa? Sulla tematica della Digital Revolution, questa rivoluzione digitale, questa quinta, per alcuni, quarta o quinta rivoluzione industriale, può rappresentare una nuova, rappresenta effettivamente una nuova forma di convivenza tra noi, esseri umani, che nel rendersi utile per combattere i nuovi nemici rappresentati dalle epidemie, riconsidere gli attuali concetti di privacy e libertà. Emergerà nel nostro dibattito del 23 aprile la necessità di un patto tra cittadini e istituzioni per ripensare le modalità di applicazione di quella che Hobbes definirebbe una nuova legge di natura. La domanda: ma quanto dei nostri spazi identitari siamo disposti a rinunciare per combattere queste minacce invisibili? Ecco, allora io vorrei invitare tutti voi innanzitutto a questo evento del 23 aprile e a seguirci per avere il link e l'ID per seguire in vivo questo incontro attraverso la piattaforma Zoom. Potete seguire il nostro Facebook Neuroscienze e Neuroetica, chiocciola Neuroetica, e ringrazio in chiusura, in questo saluto per gli auguri di Pasqua, i nostri coordinatori dei gruppi di ricerca, ecco in una recente foto. Ringrazio questi nostri coordinatori per lo sforzo, la dedizione che mettono, per la generosità e la professionalità per creare questa comunità scientifica che ami quelle neuroscienze e promuova quelle neuroscienze che amino la persona umana. Auguro a tutti voi di nuovo una serena Pasqua, un momento certamente di silenzio, in cui riscopriamo quei valori che ci portano a identificarsi come un'unica famiglia umana.